Sono ancora emotivamente provati i due fidanzati di Giulianova, Giorgia Galassi e Vincenzo Forti, scampati miracolosamente alla tragedia dell'hotel Rigopiano. I due, dimessi qualche giorno fa dall'ospedale di Pescara e già tornati a casa dai loro cari, questa mattina sono stati ascoltati dai carabinieri del comando provinciale di Pescara per aiutarli a ricostruire, ha detto l'avvocato di famiglia Pierangelo Guidobaldi, tutte le fasi che hanno preceduto la valanga. Mi chiedono per ora un attimo di relax, perché potete ben comprendere che ricostruire una vicenda così tragica ha un elemento psicologico di grande rilevanza, purtroppo in senso negativo. E mi chiedono anche di esprimere il loro pensiero alle vittime, e ai loro familiari e naturalmente a quelle persone che a tutt'oggi risultano disperse. È loro anche interesse ricostruire la storia dal punto di vista emotivo, perché come ben potete comprendere dal punto di vista come dire, storico e sostanziale della vicenda sono in corso indagini davvero delicate, e questo mi pare che sia stato sottolineato anche dagli ottimi magistrati che stanno seguendo l'inchiesta, per cui attendiamo con esito sereno gli sviluppi dell'inchiesta. Tutto qui. Che cosa le hanno raccontato loro? A me non hanno raccontato nulla, perché ci siamo visti per poco tempo. Hanno raccontato che si sono fatti forza l'un l'altro, questo lo posso dire, e che in qualche modo sono stati più fortunati rispetto agli altri. Mi fa piacere che due giovani così giovani abbiano avuto il primo pensiero per le vittime e per gli altri compagni di divertimento che a tutt'oggi risultano dispersi.